Ed eccoci qua, siamo quasi all'altezza delle nuove gallerie di Rosetto Capostrudo. Come potrete vedere tra qualche chilometro, dove sono state aperte le gallerie nuove, si restringe la carreggiata di circa mezzo metro per lato. E così bisogna camminare nelle gallerie nuove appena interrotte. Perché praticamente l'ingegnere che ha calcolato il perimetro delle gallerie ne ha fatto un po' più stretta della strada. Tra poco sono state aperte dopo 30 anni e sono già chiuse, anzi aperte, ma aperte ad una sola carreggiata, una che va in direzione sud e una che va in direzione nord. Notate man mano che ci avviciniamo alla galleria come la carreggiata si restringe. Ecco qua. E sopra c'è il cartello, chiaramente prudenza in galleria. Queste gallerie sono state iniziate quando avevo 10 anni, ne ho 44 e questo è il risultato. Ecco qua. Limite 60 all'ora, corsie su cui due multiple non entrano perché si urtano una con l'altra e di conseguenza si viaggia ad una carreggiata. E qui adesso per altri 15-20 anni si viaggerà così in attesa che qualcuno capisca cosa bisogna fare. Ecco. Sono praticamente tre gallerie che bypassano l'obitrato di Monte Giordano, mi pare, che praticamente dovrebbero invece snellire il traffico, no, provocano questa situazione. Fortuna che oggi non c'è coda, non c'è molto traffico, altrimenti in queste gallerie si camminerebbe a passo d'uomo, oppure conviene andare dalla via vecchia, così lì problemi di traffico non c'è. Insomma, tanti miliardi spesi per avere questo risultato. E il bello è che se si rompe la macchina in una di queste gallerie non c'è né corsia d'emergenza né posto per fermarsi. Si rimane qui in mezzo alla carreggiata, mentre fuori sulla strada, come vedete, c'è uno scarso mezzo metro di corsia d'emergenza, chiamiamolo così, che poi sparisce quando si entra in galleria. Ecco qua, sostituito da un bel muretto. Anche qui bisognerebbe capire a cosa è servito questo muretto, anziché il mezzo metro di corsia d'emergenza che sarebbe servito in caso di rottura del veicolo. Poi quando si esce chiaramente alla fine delle gallerie, la strada diventa più larga, come potete vedere. Ecco. E qui ci si può fermare, in galleria ovviamente la macchina non si può rompere e quindi si cammina in galleria.